Fanno. Su questo compenso a Fazio, lei dice ma che c'entra con la sinistra, che c'entra con la mia coalizione, però come è lo giudica lei? È diventato un tema politico. Un tema politico. Da cittadino, questo super maxi stipendio per Fazio. I super maxi stipendi fanno sempre, in tutti i campi, fanno sempre impressione. Ma nel pubblico mi di fa più? Impressione. Insomma, il pubblico e il privato, o decidiamo, come io ho sempre pensato, che bisogna la RAI risolvere in un altro modo, perché secondo me, io già dai tempi che furono, ero per dire un privato, adesso ne è arrivato un altro, ma un privato solo è troppo poco, e quindi... Dà fastidio a tutte le parti, ma anche nelle imprese, nelle grandi imprese. Ma quando lei gira per i mercati, per le piazze, glielo dicono, ma per Bacco, per Bacco, sì. e li puoi rispondere razionalmente, nel senso di dire, vabbè, le trasmissioni che fa lui tirano su tot di pubblicità, quindi la RAI non ci posa. E quindi è vero, non sto mica dicendo che non è vero. Ma lei il tetto l'avrebbe lasciato o no? Questa cosa, ma non mi piace queste, insomma, non ha senso. Allora si fa un canale pubblico che per me è la TV delle libertà, senza pubblicità, cioè però, che fa partire i talenti che poi andranno sul mercato, facciano quello che vogliono, e dove veramente c'è la libertà e l'intelligenza e non la sudditanza alla Fantozzi, e usciamo dall'ambiguità. Io questa cosa la sostengo non da oggi, da 20 anni. Quindi niente stipendi, Paperoni, niente sui calci. Dopodiché il mercato faccia quello che vuole. Porro! Con alcuni limiti, perché invece c'è anche il giro fiscale, cioè esiste al mondo, hanno inventato una tecnica per cui oltre un certo livello di guadagno c'è un signore che si chiama fisco che interviene e ridistribuisce. No? Sì, ecco.